Bene, abbiamo attivato questo corso di aggiornamento per addetto ai lavori spazi ambienti confinati con sospetto di inquinamento e sicurezza per l'addestramento ed uso di dispositivi di protezione individuale, soprattutto di terza categoria, per le vie respiratorie. Bene, gli ambienti confinati. Iniziamo subito con la lezione, con alcune specifiche dell'argomento, cioè gli ambienti confinati all'interno dei luoghi, diciamo confinati all'andamento infortunistico, le cause mortali degli infortuni hanno assunto dimensioni inaccettabili in relazione alla politica di prevenzione che ha assunto come obiettivo la progressiva riduzione dei rischi mediante valutazione dei rischi e adozione di misure di sicurezza efficaci. Diciamo che questa tipologia di ambiente di lavoro, sebbene non si tratti per definizione di ambienti progettati e costruiti per operarvi all'interno, se non in modo saltuario, rappresenta la più grave anomalia statistica nel panorama dell'infortunistica industriale, con un rapporto tra numero di decessi ed eventi incidentali superiore all'1 a 1. Si tratta di una frequenza ben distante da quella tipica di quasi tutti gli ambienti di lavoro ordinari. 1 a 330, secondo la teoria di Heinrich 1931, e 1 a 600, secondo la teoria di Beard del 69. Questi due studiosi hanno fatto delle statistiche, dove per altre vengono accomunati statisticamente gli infortuni gravi con quelli mortali. Da un'analisi poi delle dinamiche degli incidenti è emerso che i fattori determinanti sono stati scarsa consapevolezza del rischio, inappropriate procedure di intervento, eventi infortunistici a grappolo, più persone in momenti successivi. Lo stesso datore di lavoro è stato vittima dell'evento infortunistico anche con conseguenze irreparabili, dal che si evince la mancata comprensione del rischio da parte del datore di lavoro e quindi la sua incapacità di valutare correttamente i rischi lavorativi connessi con l'attività lavorativa in spazi confinati. Da questa analisi statistica emerge senz'altro un dato oggettivo: la necessità di valutare i rischi insiti negli ambienti confinati. Quindi l'approccio di fondo deve essere quello dettato dal decreto legislativo 81/2008 all'articolo 15, capo 1, lettera C, che impone l'eliminazione dei rischi in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo. In concreto significa che bisogna innanzitutto saper riconoscere se e quali sono presenti quindi con i rischi nella propria azienda e successivamente, una volta individuati e classificati, se subentra la necessità di compiere lavori al loro interno, esaminare cosa è indisponibile in base al progresso tecnico. Bisogna farlo con l'intento di verificare se sia possibile eseguire i lavori tenendo i lavoratori fuori dall'ambiente confinato, il che significherebbe eliminare il rischio alla fonte. Secondo il seguente diagramma di flusso, quindi abbiamo questo diagramma dove il lavoro può essere eseguito senza accedere all'ambiente confinato. A sinistra abbiamo no, a destra sì, quindi se no, dobbiamo identificare i pericoli, approfondire la valutazione del rischio ed eliminare il rischio alla fonte, articolo 15,1, lettera C del decreto 81/2008. Se invece sì a destra, vietare, interdire l'accesso, quindi il lavoro può essere eseguito senza accedere all'ambiente confinato, dobbiamo vietare, oppure predisporre le procedure di lavoro o predisporre soprattutto un piano di emergenza. Partiamo proprio dai contributi americani alla definizione di spazio confinato, NIOSH e OSH. È uno spazio abbastanza grande che un dipendente può accedervi ed eseguire il lavoro assegnato. Dispone di accessi limitati e ristretti per l'ingresso o l'uscita, per esempio serbatoi, silos, cisterne, tramogge, camere con accesso dall'alto e pozzi. Sono spazi che possono avere accessi limitati. Non è progettato per un'occupazione continua di personale.
Quindi NIOSH, che è National Institute for Occupational Safety, sono tutte le abbreviazioni, acronimi in inglese, OSHA, vedete, Occupational Health and Safety Standard. Safety quindi sempre sicurezza. Uno spazio deve soddisfare tutti e tre questi requisiti per poter essere classificato come uno spazio limitato. Ad oggi, comunque, mancando una definizione univoca di ambiente confinato, sono da ritenersi sinonimi i seguenti termini: luoghi confinati, ambienti, spazi confinati, locali confinati. A questi tre requisiti se ne aggiunge un quarto. A causa di una ventilizzazione naturale sfavorevole, si può verificare un evento incidentale importante che può portare ad un infortunio grave o mortale, in quanto trattasi di ambiente potenzialmente soggetto all'accumulo di sostanze tossiche o esplosive, o in cui si può sviluppare un'atmosfera carente di ossigeno. Ma a differenza del panorama europeo, si introduce una graduazione tra i vari tipi di spazi confinati proprio sulla base della potenziale presenza o meno di questo quarto requisito, che deriva da una preliminare valutazione dei rischi. Si distingue infatti tra PRCS, sempre in inglese, e NPCS, quindi non abbiamo permesso di spazi confinati, non permesso di spazio confinato. I primi sono spazi confinati che richiedono un permesso d'ingresso e vi è almeno uno dei rischi che obbligano a predisporlo: rischio di anossia, di esplosione, presenza di agenti chimici pericolosi, aerei dispersi, eccetera. I secondi sono spazi confinati che non richiedono un permesso di ingresso, in quanto non presentano rischi di atmosfere esplosive, non presentano rischio di seppellimento e di essere travolti o intrappolati, non presentano necessità di usare scale e ponteggi, superfici bagnate, fondo irregolare, presenza di curve in gallerie o cunicoli, aria ristretta o scarsa illuminazione o altri rischi elevati. Le direttive per il lavoro negli spazi confinati del NIOSH 80106 hanno delle caratteristiche. Quindi classe A, uno spazio confinato che presenta un alto e immediato rischio per la salute e la vita del lavoratore, include la mancanza di ossigeno, presenza di atmosfere infiammabili o esplosive, alte concentrazioni di sostanze tossiche, IDLH, sempre l'abbreviazione, immediate dangerous to life, va bene, non ci interessa in inglese, però è importante capire lo spazio confinato che presenta un, diciamo, alto e immediato rischio. Poi abbiamo l'ossigeno, quindi deve essere maggiore del 16% oppure 25%, un'esplosività concentrazione che è uguale o superiore al 20%, e la tossicità. Abbiamo poi la classe B, che è lo spazio confinato che può portare a situazioni di infortunio e malattie se non vengono adottate misure preventive, ma non è immediatamente pericoloso per la vita e la salute. Abbiamo sempre il 19,5% maggiore e così via. Abbiamo delle statistiche da 10% al 19% è superiore al VLE, ma inferiore al DLE. Però a noi interessa la classe C, lo spazio confinato in cui il rischio è trascurabile, non influisce sul normale svolgimento del lavoro. Quindi 21,4% uguale inferiore, va bene, qui vedete nella tabella le percentuali. Quindi i riferimenti, questi sono la pressione atmosferica totale di livello, il livello inferiore di esplosività minima e concentrazione nell'aria, e naturalmente è il pericolo per la salute e la vita in base a queste definizioni del National Institute for Safety and Health, è americano, quindi, che ha detto qual è la concentrazione nella presenza del lavoratore sano a un tempo massimo di 30 secondi per allontanarsi dalla zona pericolosa. Quindi questo valore limite di esposizione professionale, che è una concentrazione media di sostanza misurata, è calcolata su un periodo di cui esiste una lista contenuta nell'allegato. Per le sostanze non presenti è necessario riferirsi al permesso, naturalmente PLE è l'abbreviazione degli Stati Uniti.
Quindi a queste tre diverse classi di ambienti confinati corrispondono diverse misure di sicurezza da adottare. Quindi abbiamo una comunicazione, la classe A, la continua comunicazione con l'interno deve essere garantita dal personale di sicurezza che stazioni all'esterno dello spazio confinato. È necessario contatto visivo e uditivo con i lavoratori all'interno, qualora il contatto diretto crei una situazione pericolosa per il personale esterno. La comunicazione può anche essere indiretta, quindi necessita comunicazione con i lavoratori all'interno. DPI, quindi dispositivi di protezione per gli addetti al salvataggio. Gli addetti al salvataggio devono avere adeguate e complete protezioni individuali per la respirazione e il rischio esplosione. Gli addetti al salvataggio devono avere adeguate e complete protezioni individuali per la respirazione e il rischio esplosione. Normalmente non è necessario che gli addetti al salvataggio abbiano adeguate o complete protezioni individuali per la respirazione o il rischio esplosione. Quindi abbiamo qua l'autorizzazione, il controllo prevede con la X sì, no, con lo zero. Quindi abbiamo un controllo preliminare dell'atmosfera con annotazione dell'esito, controllo continuo dell'atmosfera, sorveglianza medica, formazione e addestramento del personale come stiamo facendo col corso. Quindi cartellonistica di rischio, compresa indicazione delle sostanze presenti. Quindi abbiamo una preparazione, una redazione della procedura al lavoro, una redazione della procedura al salvataggio, l'intercettazione, chiusura di tubazioni, lucchettaggio e avvisi scritti, sì, vedete con la X. Quindi pulitura o asportazione dall'esterno di sostanze pericolose, no? Predisposizione di equipaggiamenti speciali, ad esempio utenze di antiscintilla, procedure, piano iniziale, personale di sicurezza, comunicazione, osservazione, salvataggio e lavoro, presenza di personale esterno, di sorveglianza, allettamento. Quindi dobbiamo allertare sempre. Quindi queste sono le ordini, gli ordinari, misure di sicurezza per il lavoro negli spazi confinati. Vedete, vestite dispositivi di protezione individuali, antistatici quando è necessario, l'elmetto, i tappi, i guanti, la calzatura, la tuta, il respiratore, la mascherina, l'imbragatura, la linea vita. L'attrezzatura, gli equipaggiamenti di salvataggio e un registro di esposizioni, questo è molto importante, quindi abbiamo importante perché un'esposizione agli infortuni ci vuole un registro e una comunicazione diretta realizzata con personale esterno che vede o parla con i lavoratori all'interno, affacciandosi all'entrata del luogo confinato. Quindi in diretta, una comunicazione realizzata per via strumentale, ad esempio con interfono, telecamera. Ormai abbiamo, diciamo, dei mezzi più evoluti e quindi è sempre obbligatorio. Andiamo alla normativa. Noi dobbiamo studiare il DPR 177 del 2011. Quindi individua i criteri per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati, quali possono essere tubazioni, gallerie, canalizzazioni, serbatoi, vasche, silos e simili, compresi nell'allegato 4.3 del decreto 81-2008 e sospetti di inquinamento come pozzi, fogne, cunicoli, camini che rientrano negli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 81-2008. Tali ambienti sono generalmente dotati di spazi di accesso ridotti e in condizioni sfavorevoli, a volte con scarsa ventilazione naturale e talvolta presenti agenti chimici pericolosi, gas, vapori, polveri. Il programma del corso in conformità che stiamo svolgendo al decreto 81-2008 e del decreto, naturalmente alle linee guida ISPESL, degli ambienti confinati comprende una parte teorica e una parte pratica, però grazie alla nuova circolare della Regione Siciliana, anche con questo come stiamo facendo adesso in videoconferenza in diretta, quindi sincrona, viene a supplire la parte pratica e tramite la proiezione di video per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta, più maschere filtranti e anche autorespiratori. Diciamo che le aperture e i percorsi per l'accesso, vediamo i requisiti in Italia, quindi la legislazione italiana,
Attualmente si limita a richiedere che le dimensioni siano sufficienti a permettere il passaggio dell'addetto, mentre in precedenza l'articolo 235 del DPR 547-55 indicava le dimensioni minime per le tubazioni, canalizzazioni, vasche, eccetera, in 300x400 mm. Vediamo dalla figura che abbiamo schematicamente un passo di uomo come necessita di effettuare i movimenti rapidi, il diametro all'apertura, la lunghezza del passaggio, la distanza tra i gomiti e lo spazio supplementare, quindi minore, quindi dovrebbe essere minore di 500 mm. Quindi ecco un'altezza dell'apertura, la larghezza e la presa di forza e lo spazio supplementare, l'altezza, diciamo, la larghezza. Le aperture e i percorsi per l'accesso ai requisiti attuali, dimensioni tali da poter consentire una rapida uscita degli operatori e l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi, tenendo conto dell'equipaggiamento indossato. Questo è l'articolo 66, il codice sempre il numero 7, allegato 4.3 del decreto 81-2007. Quindi l'ingombro del corpo umano immobile può essere espresso attraverso la seguente ellisse. Se le dimensioni sono minori, significa che vi è con ragionevole sicurezza una reale difficoltà per l'accesso e di conseguenza una condizione di rischio. Le dimensioni dell'accesso uscita con la ricerca dell'individuazione di dimensioni minime, riferendosi alle norme tecniche disponibili, quindi abbiamo le norme UNI N547-123 del 2009, e misure antropometriche, quindi questo è molto importante, norma UNI N124, dimensione dei passi d'uomo e aperture di accesso della struttura. Vedete, 45x18 cm, 36x19 cm, i respiratori autonomi e circuito chiuso ed ossigeno compreso, respiratore autonomo a circuito chiuso di ossigeno chimico, e abbiamo una maschera intera a pressione negativa con raccordo filettato, costituita da facciale esterno, stampato schermo panoramico e grande visibilità, quindi ecco la protezione ai respiratori autonomi e ad aria compressa, con filtro combinato a vite unificata, devono essere tutti a norma, naturalmente, con punto di ebollizione superiore a 65 gradi centigradi e gas e vapori inorganici, polveri, fumi e nebbie. In Italia, pur mancando una definizione di ambiente confinato, si è effettuata una scelta diversa. Si è indicato in quali articoli del decreto 81 e spazi in essi indicati si riscontra un ambiente confinato e in quali non un ambiente potenzialmente inquinato. Quindi, infatti, a questa definizione è stata aggiunta a livello legislativo dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, numero 177, regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento confinati, a norma dell'articolo 6,8 lettera G del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, anche quella di ambiente sospetto di inquinamento, volendo estendere anche a questi luoghi le attenzioni opportune riservate per i primi. L'ambiente sospetto di inquinamento, vediamo che l'articolo 66 del decreto 81-2008, lavori in ambienti sospetti di inquinamento, è vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti a recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri. L'ambiente sospetto di inquinamento, l'articolo 121 del decreto 81-2008, presenza di gas negli scavi. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivati dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi. Precisamente l'articolo 1 del DPR 177-2011 stabilisce che DPR 177, il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui articoli 66 e 121 del decreto 9 aprile 2008, numero 81, negli ambienti confinati di cui all'allegato 4.3 del medesimo decreto legislativo.
Il punto 3, andiamo all'allegato quarto del decreto 81-2008, le vasche, le canalizzazioni, le tubazioni, i serbatoi, i recipienti, i silos, quindi le tubazioni, le canalizzazioni, i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbono entrare i lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da non poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. Quindi è importantissimo. Al pari sono da considerarsi confinati solo se i luoghi elencati nel punto 3 dell'allegato 4 del decreto 81-2008, ossia le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbono entrare i lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto e dell'apparecchio. Essi poi possono anche diventare luoghi sospetti di inquinamento, se vi può essere la presenza o l'esistenza di gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa. Vediamo questo DPR che è fondamentale, quindi la normativa di settore 176 del 2011. Questo decreto è ben lontano dal rappresentare una norma di sicurezza. Esso si limita a fissare, in qualche caso in modo dubbio, esclusivamente i requisiti prestazionali in termini tecnico-professionali delle imprese e degli addetti che dovranno eseguire attività in luoghi confinati. Il regolamento si compone di quattro articoli. Articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione. L'articolo 2 definisce i criteri di qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento confinati. L'articolo 3 indica le procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento confinati. L'articolo 4 specifica la clausola di invarianza finanziaria. La verifica dell'idoneità professionale diciamo, di chi opera in ambienti confinati, la disciplina dell'articolo 26 del decreto 81-2008 è stata integrata per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento dalle disposizioni di cui al DPR numero 177/2011. Quindi l'articolo 2,1 del DPR 177 prevede espressamente che le attività in ambienti confinati possano essere eseguite soltanto previo possesso di determinati requisiti, indipendentemente dalla circostanza che siano svolte in regime di esternalizzazione produttiva, mediante appalto endoaziendale, ovvero mediante rapporto di lavoro autonomo, oppure che restino interni al ciclo produttivo dell'impresa interessata. Si pensi ad esempio ad una stazione per il lavaggio delle cisterne dei camion. I requisiti richiesti alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti in tale settore dell'articolo 2,1 del DPR 177/11 sono applicazione integrale delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, di sorveglianza sanitaria e di misure di gestione delle emergenze. L'applicazione integrale e vincolante anche del comma 2, naturalmente, articolo 21, decreto legislativo numero 81-2008, sorveglianza sanitaria e formazione nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi. Presenza di personale in percentuale non interferisce al 30% della forza lavoro con esperienza almeno triennale relativa ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione che in questa seconda ipotesi che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del titolo ottavo, capo 1, decreto 81, del decreto 176/2003. Esperienza almeno triennale relativa ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento e confinati per i lavoratori che svolgono le funzioni di preposto nell'impresa.
avvenuta effettuazione di attività di informazione, di formazione di tutto il personale, come in questo caso abbiamo un aggiornamento, è compreso il datore di lavoro, se impiegato per l'attività lavorativa, quindi anche il datore di lavoro deve essere formato in ambienti sospetti di inquinamento confinati, specificamente mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri di queste attività, oggetto di verifica, di apprendimento e di aggiornamento. Possesso dei dispositivi di protezione individuale, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di questi dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui l'articolo 66 e 121 dell'allegato 4.3 decreto 81/2008. Punto F. Avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento e confinati, compreso il datore di lavoro, nota la relazione dove è impiegato, relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui l'articolo 66 e 121 dell'allegato 4.3 decreto 81/2008. Rispetto delle vigenti prevenzioni dove applicabili in materia di documento unico di regolarità contributiva, integrale applicazione delle parti economiche e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, dove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e agli accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Oltre all'articolo 2 del DPR 177/11, anche l'articolo 3 del suddetto decreto apporta ulteriori elementi di innovazione, qual è la necessità di una procedura di sicurezza per, diciamo, per dei lavori in spazi confinati. Nel dettaglio, infatti, il decreto impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell'appalto, deve essere garantito che, prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che saranno impiegati nelle attività, compreso eventualmente il datore di lavoro, siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possono essere presenti nell'area di lavoro, compresi quelli legati ai precedenti utilizzi. È previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e comunque non inferiore a un giorno. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante adeguatamente formato, addestrato ed indotto in tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgere l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino. Durante tutte le fasi della lavorazione in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificatamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tale attività. Tali procedure potranno anche essere di buona prassi in corso di approvazione da parte della Commissione Consultiva per la Salute e la Sicurezza del Lavoro. Quali conseguenze sanzionatorie comporta il mancato rispetto dell'idoneità professionale dell'impresa per chi sono previste? Il mancato rispetto delle previsioni di cui è presente il regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare direttamente o indirettamente nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento confinati. Vediamo che l'addestramento ed uso dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria per le vie respiratorie. I dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie sono diversi in base allo scopo per cui devono essere impiegati. L'obiettivo però è sempre evitare o limitare l'ingresso di agenti potenzialmente pericolosi, fumi, polvere, fibre o microrganismi, nelle vie aeree.
La protezione è garantita dalla capacità filtrante dei dispositivi in grado di trattenere le particelle di aero disperse, per lo più in funzione delle dimensioni, della forma e della densità, impedendone l'inalazione. I dispositivi di protezione delle vie respiratorie, l'aria che respiriamo è un miscuglio di gas, composto prevalentemente da azoto e ossigeno, con tracce minime di altri gas e con quantità variabili di vapore acqueo, di anidride carbonica e di pulviscolo atmosferico. Espressa in percentuale del volume, la composizione dell'aria che normalmente si respira è approssimativamente la seguente: quindi 20,9% di ossigeno, 78% di azoto, 0,04 di anidride carbonica, 0,93 di argon e altri gas e meno del 5% vapore acqueo. L'atto respiratorio si compie attraverso due fasi ben distinte. L'inspirazione, cioè l'immissione di aria nell'apparato respiratorio fino ai polmoni, dove viene trattenuto circa il 5% del volume dell'ossigeno in essa presente. Espirazione, quindi il rilascio verso l'esterno dell'aria precedentemente inspirata, ora impoverita di ossigeno e carica di anidride carbonica e di vapore acqueo. Vediamo la classificazione generale dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Quindi un dispositivo o apparecchio di protezione delle vie respiratorie, APVR, è un dispositivo atto a proteggere le vie respiratorie contro le atmosfere inquinate da contaminati o nelle quali vi sia scarsa presenza di ossigeno e o temperatura elevata. Questi dispositivi di protezione individuale si dividono nelle seguenti due fondamentali tipologie: dispositivi di protezione delle vie respiratorie non isolanti o respiratori a filtro. 2. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie isolanti o respiratori isolanti. Quindi i respiratori a filtro, quindi quelli non isolanti, hanno uno scopo del dispositivo, è un respiratore a filtro, è un apparecchio di protezione delle vie respiratorie APVR, cioè un dispositivo individuale che le protegge in caso di atmosfera inquinata da contaminati, particelle, gas, vapori, depurando l'aria inspirata che deve comunque contenere più del 17% di ossigeno ed essere a temperatura minore di 60 gradi centigradi. Vediamo i respiratori a filtro. I respiratori a filtro costituiscono la categoria dei cosiddetti dispositivi non isolanti, che non consentono di respirare indipendentemente dall'atmosfera circostante, perché non sono alimentati da una sorgente autonoma. Poi abbiamo i respiratori a filtro non isolanti. Un respiratore a filtro è costituito fondamentalmente da un filtro capace di trattenere gli inquinamenti e da un facciale di supporto allo stesso che può avere varia foggia, ecco una schematizzazione. Modalità di impiego. I respiratori a filtro vanno selezionati in base al tipo di protezione che assicurano. Da questo punto di vista si suddividono in tre categorie: respiratori a filtro contro le particelle, respiratori a filtro contro i gas e i vapori, respiratori a filtro combinati, antipolvere e antigas contemporaneamente. All'interno di ciascuna categoria si distinguono, a seconda della tipologia filtro facciale realizzata, ulteriori suddivisioni in varie tipologie. Classificazione dei respiratori a filtro. La norma EN143 ed EN141 rispettivamente distinguono i respiratori a filtro contro le particelle e i respiratori a filtro antigas in tre classi di protezione, seconda della loro efficienza nel trattenere le particelle, cioè nell'abbattere la concentrazione dell'inquinante e della loro capacità filtrante, cioè della capacità di trattenere quantitativi di gas e vapori. Respiratori a filtro contro le particelle mancanti, vedete, questi sono filtri di bassa efficienza o classe di protezione 1, filtri di media efficienza, protezione 2, filtri di efficienza, classe di protezione 3. Poi abbiamo i respiratori a filtro antigas, marcati con banda colorata: filtri di bassa capacità o classe di protezione 1, filtri di media capacità, sempre protezione 2 e 3.
I filtri antipolvere sono costituiti da un involucro nel cui interno è presente un materiale reticolare di vario genere, tessuti, fibre sintetiche, eccetera, avente il compito di trattenere, intrappolandoli tra le sue maglie, gli inquinanti particellari presenti nell'atmosfera. I principali filtri antipolvere sono di tipo S, solo contro particelle solide, tipo L, solo contro particelle liquidi, tipo SL, contro particelle solidi e liquidi. Vediamo i filtri antigas. I filtri antigas sono costituiti da un involucro nel cui interno sono disposti strati di sostanze particolari, quale carbone attivo, gel di silice, carburo di calcio, eccetera. Tali sostanze hanno lo scopo di trattenere i gas e i vapori inquinanti presenti nell'atmosfera mediante i meccanismi dell'assorbimento della reazione chimica, catalisi o di una combinazione di questi fenomeni. I principali tipi di filtri antigas sono quattro: A, B, E e K. Tipo A è marrone, contro determinati gas a vapore di composti organici, punto di ebollizione maggiore di 65 gradi centigradi. Tipo B, grigio, contro determinati gas o vapori inorganici con esclusione del monossido di carbonico. Tipo E, giallo, contro l'anidride solforosa e altri gas e vapori acidi. Tipo K, verde, contro l'ammoniaca e derivati organici ammoniacali. Vediamo che i filtri combinati e polivalenti. I filtri combinati sono costituiti dall'abbinamento di un filtro antipolvere e di un filtro antigas. La combinazione è realizzata in modo che l'aria attraversi prima il filtro antipolvere. Esistono infine dei filtri detti polivalenti o multipli. In questo caso la coloritura è costituita dall'abbinamento dei colori relativi ai singoli tipi. Ecco, schematicamente abbiamo una foto con i filtri. Limiti di impiego. I respiratori a filtro non possono essere usati quando la concentrazione di ossigeno nell'ambiente di intervento è minore del 17%. La concentrazione degli inquinanti particellari è superiore a 200 volte la concentrazione di soglia ammissibile o di inquinanti allo stato di gas vapori, è superiore a 10.000 ppm, cioè a 10.000 mg al litro. Vi è presenza di una qualsiasi inquinante in concentrazione immediatamente pericolosa per la vita. Le soglie olfattive degli inquinanti aeriformi sono superiori alla concentrazione di soglie ammissibili per la respirazione. Vi è impossibilità di conoscere, quantomeno qualitativamente, gli inquinanti. La temperatura dell'aria è eccessivamente elevata, maggiore di 60 gradi centigradi. Considerato che tale condizione ricorrono frequentemente durante gli interventi, si intuisce come sia opportuno l'uso dei respiratori isolanti. I respiratori isolanti. Scopo del dispositivo consente di respirare indipendentemente dall'atmosfera circostante, protegge le vie respiratorie dal contatto con l'atmosfera, quindi esterna irrespirabile, l'atmosfera esterna, fornendo ossigeno o aria da una sorgente autonoma non inquinata. Quindi ecco, facciale e sorgente, un respiratore isolante è costituito da una sorgente non inquinata di aria o di ossigeno, da un facciale ad essa collegato, il quale può avere varia foggia, ad esempio una maschera intera, una semimaschera, un quarto di maschera, un boccaio, un elmetto, un cappuccio, eccetera. Facciale o mascherina, che è un dispositivo che copre il naso e la bocca. Una semimaschera, un dispositivo che copre naso, bocca e possibilmente il mento. Vedete, abbiamo la classificazione EN. Una maschera a pieno facciale dispositivo che copre occhi, naso, bocca e possibilmente il mento. Respiratori a pressione.
negativa, i respiratori che sfruttano la potenza polmonare per prelevare aria contaminata dall'atmosfera e depurarla attraverso un filtro. Sistemi a ventilazione assistita, sistemi che utilizzano un motore elettrico ventilato per prelevare aria contaminata dall'atmosfera, farla passare attraverso un filtro e insufflarla pulita all'interno del facciale. Sistemi ad aria compressa, sistemi che forniscono aria pulita di qualità respirabile da una fonte indipendente direttamente al facciale. I respiratori isolanti di comune fabbricazione si suddividono a seconda che la sorgente non inquinata di ossigeno o aria possa o meno spostarsi insieme all'utilizzatore del facciale in due categorie. I respiratori isolanti autonomi o autorespiratori, i respiratori isolanti non autonomi o adduttori d'aria. Gli autorespiratori devono il loro nome al fatto di essere dotati di una sorgente portatile di ossigeno o aria. Gli adduttori di aria non possiedono tale mobilità spaziale e l'operatore è quindi vincolato nella sua operatività alla lunghezza dell'appendice del respiratore. L'autorespiratore a circuito aperto, ARAC. Autorespiratore a circuito aperto. Scopo principale è quello di proteggere le vie respiratorie durante l'attività operativa in atmosfera, inquinate da fumi, nebbie, gas e vapori, asfissianti, irritanti, corrosivi, tossiconocivi, cancerogeni, teratogeni, letali, contaminate da microrganismi infettivi, contenuti di ossigeno inferiore al 17%, con temperature maggiori 60 gradi centigradi. Abbiamo inquinati nell'aria, gas, vapori, particelle solide e liquide, polvere, fibre, nebbie e fumi. Le caratteristiche. L'autorespiratore è costituito da una bombola caricata d'aria compressa con una capacità volumetrica compresa tra i 3 e i 9 litri. Il tipo più diffuso è quella di 7 litri, compressione di 200-300 bar. Un riduttore di pressione da 200 a 300 a 6 a 9 bar. Un erogatore. Una maschera a pieno facciale. Un manometro pressione bombola. Ecco l'autorespiratore a circuito aperto, ARAC. Abbiamo il facciale, una valvola di esalazione, un erogatore, una frusta erogatore, un attacco rapido, un tubo di media pressione, un riduttore, la valvola, il manometro e naturalmente la bombola. L'erogatore è dotato di un dispositivo che ne permette l'attivazione alla prima inspirazione ed è di un blocco manuale, detto pulsante di stand-by. In alcuni modelli questo coincide con il pulsante di erogazione supplementare, che ha la funzione di permettere un maggiore flusso d'aria in erogazione continua. La maschera è realizzata con una mescola speciale in gomma, EPDM o in silicone, che non irrita la pelle e resiste anche al calore radiante. La marcatura della maschera dovrà riportare ben visibile le lettere F ed A che attestano tale capacità. L'erogazione dell'aria può avvenire con due diverse modalità: a domanda a funzionamento in sovrappressione, a domanda a funzionamento in depressione. La prima modalità è la più affidabile, in quanto la pressione in maschera non scende mai al di sotto di una sovrappressione di 0,1 millibar, valore più frequente 1 millibar. Esistono anche autorespiratori dotati di erogatori a domanda commutabili che funzionano in depressione o sovrappressione a seconda delle necessità. L'indossamento dell'apparecchio e il sostegno di bomba e riduttore sono assicurati da uno schienalino o una bardatura dorsale dotato di opportuni cinghiaggi, due spallacci, una cintura lombare o una cinghia di fissaggio bombola resistenti alla fiamma. Su tutti gli apparecchi è presente infine un dispositivo acustico di allarme. Esso segnala che la pressione nella bombola ha raggiunto i 55 bar.
Tale dispositivo può trovarsi sul manometro, sul gruppo di riduzione e sull'erogatore. L'autonomia dell'apparecchio non è un valore assoluto. Essa infatti dipende dal grado di affaticamento dell'operatore, il cui consumo di aria può oscillare tra i 10 litri al minuto in condizione di riposo e 100 litri al minuto in condizione di massimo sforzo. Autorespiratore a circuito chiuso, ARO. Si tratta di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, conforme alla norma UNI ENIC 145/2, classificato in base ad essa come autorespiratore ad ossigeno compresso a circuito chiuso per usi speciali. Suo scopo principale è quello di proteggere le vie respiratorie durante l'attività operativa in atmosfere inquinate da fumi, nebbie, gas e vapori, contaminate da microrganismi infettivi, con tenore di ossigeno minore del 17%, con temperature maggiori di 60 gradi centigradi potenzialmente esplosive. L'autorespiratore a circuito chiuso fornisce l'ossigeno necessario alla respirazione e consente all'operatore di riutilizzare la sua stessa aria espirata. L'apparecchio è costituito da diversi elementi, dalla maschera, l'aria espirata, povera di ossigeno e a carico di anidride carbonica e vapore e acqua, attraverso il gruppo valvole e mediante il tubo corrugato di espirazione raggiunge la cartuccia depuratrice o patrona. La cartuccia è essenzialmente costituita da un involucro metallico che contiene soda potassa caustica granulare o calce sodata, sostanze alcaline che fissano l'anidride carbonica ed il vapore acqueo. Dalla cartuccia l'aria raggiunge il cosiddetto sacco polmone, da una bombola in acciaio da 1-2 litri caricata con ossigeno compresso a 150-200 bar al massimo. Viene inviato ossigeno al sacco polmone nella giusta quantità. L'afflusso dell'ossigeno della bombola al sacco polmone tramite un riduttore di pressione. Una valvola di sicurezza provvede a non fare aumentare troppo la pressione del sacco polmone, aprendosi tra 1,5 e 4 millibar. Dal sacco polmone l'aria ormai depurata e rigenerata viene ispirata dall'utilizzatore tramite il tubo corrugato di ispirazione e attraverso il gruppo valvolare, grazie al quale il ciclo respiratorio avviene sempre nel verso descritto, ritorna quindi alla maschera. Completa l'apparecchio un manometro che indica la pressione dell'ossigeno presente nella bombola, un dispositivo acustico di allarme che segnala all'operatore l'esaurimento della bombola. L'autonomia di un autorespiratore a circuito chiuso, diciamo si può considerando anche che occorrono almeno 1,5 litri di ossigeno al minuto e che l'apparecchio abbia un rendimento dell'80%, un autorespiratore con bombola di un litro a diciamo 150 bar che contiene quindi 150 litri di ossigeno avrà ad esempio un'autonomia approssimativa di 150 per 1,5 per 0,8 quindi 80 minuti. Gli apparecchi in commercio hanno un'autonomia che varia da 1 a 4 ore. Benissimo, abbiamo terminato, diciamo, la parte di questo corso di aggiornamento, la parte riguardante naturalmente alcuni aspetti. Ora vediamo altri aspetti.